Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci troviamo sulla Be Happy. Allora ragazzi, prima di spiegarvi questo, facciamo una piccola premessa. Allora ragazzi, in questo modpack abbiamo essenzialmente un bel paio di problemi. Volevo ingrandire l'Applied, ma per continuare con l'Applied ovviamente mi servono i Fluix Crystal. I Fluix Crystal, per chi ovviamente non lo sazi, craftano droppando un Charged Certus Quartz, un Nether Quartz e una Redstone in una pozza d'acqua. Quindi Nether Quartz e Redstone la otteniamo tranquillamente. Il Charged Certus Quartz può essere ottenuto o dagli ore, cosa impossibile in una Skyland perché non c'è nessun ore, oppure tramite un certo squartz all'interno di un charger. Il charger si carta con due Fluix Crystal. Il charger mi serve per caricare il certo squartz. I certo squartz caricati mi servono per craftare i Fluix Crystal. Non è solo quello il problema, ma oltre ad aver ottenuto, vabbè, mi sono givato due Fluix Crystal per craftare il charger, questo stronzo non accetta i pure crystal, ma accetta solamente i crystal normali, i Certus Quartz crystal. Ora noi Certus Quartz li possiamo ottenere dall'ore. L'ore lo possiamo ottenere dal Laser Drill. Il Laser Drill è un macchinario della Minefactory che si crafta in questo modo qui. A parte tutti gli altri oggetti, che sono oggetti che possiamo craftare tranquillamente, sono questi due quelli che mi hanno reso molti problemi: le plastic sheet, che si ottengono dalla raw plastic, che si ottengono smeltando la raw rubber. Ora, la raw rubber, oltre dal rubber sapling, quindi dall'albero della gomma della Manufactory, può essere ottenuto anche dal latex comb. Il latex comb è un comb che ci dà un'ape, ovvero l'elastic B, se non sbaglio, che è praticamente il risultato di molti incroci di api provenienti dalla Buildcraft. Siccome la Buildcraft non c'è in questo modpack, in definitiva non possiamo fare il latex comb e quindi non possiamo ottenere in alcun modo la rubber bar. Sono andato avanti con le quest, infatti abbiamo finito questa pagina qui, con tutte le risorse, diciamo, ma non ci ha dato niente. Niente rubber sapling. Siamo andati avanti nel machinery. Ci manca ovviamente la turbina, che come reward non ci dà assolutamente un rubber sapling, come possiamo vedere. Ci dà una resonant energy cell, un dei cryo stabilized flux duct. E poi qui, questo è stato il migliore. Ehi tu, craftami dei Fluix Crystal e poi fammi un blocco, buttando un quarzo, una redstone e un Certus Quartz caricato in un coso d'acqua. Peccato che i Charger e i Certus Quartz li craftiamo con i Fluix Crystal. Con la magia, ragazzi, siamo andati avanti. Dovremmo fare la Towncraft, ma ovviamente non ho voglia di perdere tempo con la. Forse potrei fare questa, ma ho un'armatura che sinceramente era molto molto meglio. Quindi non mi interessa. Ho visto sapling, stavo già per esultare, poi vado a vedere. Niente. Non c'è il rubber sapling nemmeno qui. E quindi niente, ragazzi, a meno che non ce lo dia qui e io voglio provare in questa puntata a farlo, perché ovviamente possiamo anche abbandonare, possiamo, diciamo, tardare con l'Applied Energistic. Infatti questo Mob Essence la sto accumulando proprio per questo. Tra l'altro forse il Grinder me ne sta producendo un po' troppa. Allora, dicevo che ovviamente mi sono givato due Fluix Crystal e un Rubber Sapling. Quindi ragazzi, per il momento givarmi gli oggetti si ferma a questo livello qui, ovvero hai Rubber Sapling e Fluix Crystal. Boh, altro non voglio givarmi, perché è già molto così. Andiamo a vedere un attimo la situazione oggetti. Col grinder mi dai queste?
Col grinder mi dai queste? Ma stiamo scherzando? Ma siamo pazzi? Salve! Sono un metto invisibile! Tanto l'armatura che ho craftato nella puntata precedente neanche si vede, ma vabbè. Allora, alveari. L'alveari si crafta con l'imprignite di casing che si fa nel carpenter con del seed oil, quindi ovviamente lo faremo con calma. E sempre in un altro carpenter con la Royal Jelly, la Beeswax e il Pollen Cluster si fanno Scented Plain, cose che abbiamo già visto nella Desecraft. Quindi prendiamo un po' di... Allora, questi magari li buttiamo qui dentro, tanto non mi servono. Di Pollen Cluster. Poi mi serviva la Royal Jelly che sto per finire. E la Beeswax. Perché ne ho così poche? Ah, va bene, ho qui. E ciccia. Thank you. Allora, poi che cos'è che mi serviva? Fammi vedere. Ah, il legno. Vabbè, il legno ne abbiamo... Intanto frizza come se non ci fosse un domani. 45k. Penso che con il legno siamo a posto. E poi, tra l'altro, ragazzi, qui ho fatto una specie di deviazione, diciamo. Con un Dance Item Duct. Allora, il Dance Item Duct si crafta con un Item Duct normale e un polvere di lead. Quindi è molto se no, dammi il piccone, grazie. Poi ragazzi, qui dove c'era la farm di esperienza, beh, questo l'avete già visto, ho messo il drum, l'Open Enchantment Table che mi dà tanti bei libruzzi con tanti incantesimi utili e che possiamo utilizzare come vogliamo. No, di nuovo. Allora, facciamo dei carpenter. Uno ce l'abbiamo già. E adesso mi serve un altro carpenter. Perfetto. Poi degli item duct. Impulse item duct. Un servo. Anche più di uno. Va bene così. Poi dei fluid duct. Very good. E basta. Allora, abbiamo il drum di Honey e il drum di Seed Oil, però mi serve l'energia. Allora, tanto ne dobbiamo fare pochi, quindi ne dobbiamo fare 27, non dobbiamo fare chissà che cosa. Quindi uno qui. Dammi il Seed Oil. Come lo metto? Vediamo come lo metto. Lo mettiamo così. Poi ci mettiamo il servo qui sopra. Ovviamente con Ignored e poi senza che larghi, ovviamente facciamo così, dovrebbe riempirsi, perfetto. Dammi un po' di legna e comincia a farmi i soliti impregnated casing. Very good, aspettiamo un po' ragazzi, ora mi serve un bel crafter che dovrei avere, tra l'altro, crafter, perfetto, facciamo crafter e gli diciamo accettami, no, così, accettami oggetti da qui e da qui, ti ho detto di accettarmeli, bravo, e magari da qui me li mandi via, poi ci metteremo una cesta. Allora, impregnated casing. Allora, qui ci valloni, quindi andiamo a prenderci il nostro Bedrockium di Honey, Fluidact, facciamo così, un Resonance Servo, e poi in questo modo qui, e ci mandiamo l'Honey. Ora facciamo così, così. Così, se mi ricordo il crafting sono un grande, alla grande. Facciamo così, 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 e così. Ah no, non me li manda tutti, perché? No, cioè, devo usare un tubo per forza. Che palle. Ma dimmi te, stupidaggine. Faccio così, e poi così. Buffering single item.
Ma chi se ne? Fai così, così. No. E poi single item. No, tu mettete qui, grazie. Ok, c'è da aspettare un po', quindi prendiamoci magari un barrel. Oh, finalmente ragazzi, scusate, chiudo un attimo Facebook che stavo aspettando con ansia questi 27 alveari block. Allora, l'alveari, come ben sappiamo, è un multiblocco della forestry che ci permette di allevare le api in modo da ottenere molti più combo, molta più produzione, diciamo, perché possiamo inserirgli veramente tanti frame. Però ragazzi, sinceramente non ne sento il bisogno di utilizzare gli alveari block se non per ovviamente continuare con questa quest. Perciò ragazzi, ovviamente le quest le continuo off camera. Allora, scusate il taglio, ma mi è arrivato un messaggio e probabilmente nel video si sarebbe sentita l'interferenza. Quindi sto cercando di eliminare queste cose qui nei video anche perché mi dà fastidio. Allora, dicevo, le quest voglio finirle off camera. Ovviamente se si tratta di quest semplici, per esempio craftare i frame, non i frame, craftare gli oggetti dell'alveari block, sono cose solo, sono semplici, basta che andiamo a controllarci crafting nella NEI e non abbiamo nessun problema. Per esempio adesso, frame housing vuole un alveari block. Dicevo, il frame housing vuole un alveari block del ferro e dei golden electron tube. Magari i golden electron tube ve li faccio vedere. Quindi vuole la redstone. Mi ricordo quando volevo automatizzare questo processo nella Desertcraft. Peccato che non si potesse fare perché il creatore del modpack ha pensato bene di impedircelo. Allora, questa magari la togliamo. Ho della sand, sì, perfetto, la buttiamo dentro, qui dentro, grazie, e facciamo la recipe, perfetto, ora possiamo prendere tutti gli electron tube che vogliamo, mettiamo qui dentro e facciamo il frame out, aspetta un attimo, però quanti ne vuole? 16, frame housing. Senza dimenticarci che comunque è un oggetto che possiamo tranquillamente craftare, cioè utilizzare anche negli altri crafting dell'alveari block senza alcun problema. Lo facciamo così, poi facciamo Golden Lady, arriviamo a 16, speriamo, deve arrivare a 11, ok. E ce ne da altri 16. Very good. Imprinted frame. Palle. Stick. No, in realtà voleva solo la legna. Quindi vediamo un po'. Diciamo, togliamo questo imprinted frame. Togliamo la recipe. Prendiamo un po' di legna. E facciamo in questo modo qui. E togliamo questo. Allora, voleva 16 imprinted frame, quindi, 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 questo lo togliamo, anche questo non mi serve più, anche questo grazie, lo togliamo, questo lo possiamo lasciare anche qui, in caso magari ci riserva. Allora, ne vuole 16, quindi 16 per 8, 16. Quindi sono due stack praticamente. Allora ragazzi, come detto prima, ovviamente queste semplici ve le evito. Vi faccio vedere giusto quelle quest magari che sono un po' più difficili da fare, un po' più tecniche, quindi ci vuole un po' più impegno. Per esempio anche lo scontro col Wither lo faremo in live, non lo farò off camera ovviamente. Seconda cosa, stavo pensando di darmi degli obiettivi per la serie. Siamo arrivati più o meno alla 15ª puntata, se non erro. Adesso non so più o meno quanto siamo arrivati. Volevo dire, allora, innanzitutto ho un obiettivo. Il primo obiettivo. Il primo obiettivo è quello di fare tutte le api che sono presenti nel modpack. Tutte. Tutte quante. Quindi se io faccio, per esempio,
drone, dovremmo fare tutte queste api qui. Quindi sono due pagine, facciamo 3, 6, 9, 12 per 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, fai per 20, quindi 20 sono 240 api. 240 qui, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 248 tipi di api diverse. Poi ovviamente ragazzi faremo, per questo io volevo comunque l'applied un po' più avanzata, perché comunque sia volevo, innanzitutto se riesco a prendere di lusso, facciamo così, dicevo se riusciamo ad ampliare l'applied, possiamo fare un po' meglio questa cosa qui. Poi il secondo obiettivo è quello di dedicare ad ogni ape un singolo centre. Ho fatto il conto, equivale a dire 194 apieri per ogni ape. Ovviamente, ragazzi, non è che vi faccio vedere ogni volta. Facciamo quell'ape lì, allora facciamo il cianchino di quelle api lì. No. Lo farò off camera ovviamente, poi vi farò vedere il tutto. Ovviamente magari non lo so, lo faccio vedere accelerato mentre crafto gli oggetti e tutto il resto. Ci vorrà molto tempo, però l'importante è che lo facciamo fino alla fine. Io sono Matt e ci vediamo alla prossima.